Benvenuti nel mio canale, oggi parliamo di una giovanissima attrice che però ha un talento stratosferico, Anya Taylor-Joy. Nonostante si fosse già fatta notare in alcuni ruoli precedenti, è grazie alla regina degli scacchi ha convinto tutti della sua bravura. I suoi occhi particolari e inconfondibili e la sua scelta di ruoli mai scontati la rendono una promettentissima attrice da non perdere di vista. Se anche voi siete rimasti colpiti dalla sua interpretazione in La regina di scacchi su Netflix, forse sareste curiosi di scoprire qualcosa di più sulla sua vita e la sua carriera attraverso le nostre 10 curiosità su questa talentuosa ragazza. Anya Josephine Marie Taylor-Joy è nata a Miami, in Florida, ed è la più giovane di 6 figli. Sua madre è afro-spagnola-inglese e suo padre è scozzese-argentino. Dopo la nascita si è trasferita in Argentina, dove è rimasta fino all'età di 6 anni, poi si è spostata a Londra. Quando aveva 14 anni ha usato i suoi risparmi per trasferirsi a New York e provare a diventare un'attrice. A 16 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi completamente alla recitazione. Il suo primo grande ruolo è stato quello di Thomasin nel film horror in costume The Witch. È stato poi Casey Cook nel film horror thriller Split e Lily nel film thriller commedia nera Terror Groppers. Questi ruoli le hanno fatto guadagnare l'appellativo di regina delle urla. Taylor-Joy è stata l'attrice protagonista del video musicale per il remix di Skrillex delle canzoni di GTA Red Lips e poi nel video della canzone di Hozier Dinner e Diatribes. È diventata modella dopo essere stata scoperta a Londra da Sarah Duskas, fondatrice della Storm Model Management. Tuttavia ha quasi perso l'occasione perché inizialmente ha scambiato Duskas per uno stalker. Mentre camminava per strada ha notato un'auto che la seguiva e, pensando si trattasse di un malintenzionato, ha cercato di scappare. Poi ha sentito qualcuno chiamarla e finalmente si è fermata. Per Anya non è stato facile trasferirsi in Inghilterra, infatti in un'intervista ha dichiarato: "Sono nata a Miami, ma ci siamo trasferiti subito in Argentina, dove vive ancora la maggior parte della mia famiglia. Ci sono rimasta fino a 6 anni, poi ci siamo trasferiti in Inghilterra", ha raccontato. Anya ha poi compreso la motivazione dei genitori, che volevano offrirle solamente un futuro migliore, e ora gli è molto grata per questa scelta. E sapete che il primo bacio di Anya è stato dato all'attore James McAvoy? E la sua non è stata di certo un'esperienza da sogno, come potreste immaginare. Il suo primo bacio è avvenuto infatti durante le riprese di Split, dove James McAvoy, che interpreta un uomo affetto da una grave forma di disturbo dissociativo dell'identità, in quel momento aveva la personalità di un bambino di 9 anni. Niente di romantico, insomma. Anya ha fatto anche molta fatica a imparare l'inglese, ci ha infatti messo 2 anni prima di mettersi a parlarlo. Era convinto che se si fosse rifiutata di farlo i suoi l'avrebbero riportata in Argentina. A 8 anni ha dovuto arrendersi, grazie anche a un'amica di scuola che parlava con lei spagnolo. Una delle sue prime audizioni è stata per il ruolo di Maleficent, dove avrebbe recitato la versione bambina di Angelina Jolie, ma non fu scelta. Essendo giovane e gran fan della Disney, la prese davvero male e pianse per parecchi giorni. Nella sua carriera c'è lo zampino di Alan Leach. Infatti, mentre leggeva un libro di poesie di Seamus Heaney durante le riprese, Taylor-Joy ha attirato l'attenzione dell'attore irlandese Alan Leach, che interpretava Branson in Downton Abbey. Leach le ha chiesto cosa volesse fare da grande e, quando lei ha rivelato le sue ambizioni, le ha chiesto di recitargli alcune poesie di Heaney. Da allora l'agente di Leach e anche l'agente di Anya. E con questo abbiamo raccontato 10 curiosità sulla vita di questa attrice che si sta imponendo come una delle più promettenti della sua generazione. Se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale e mettete un bel like al video. Attivate la campanellina per non perdervi tutte le nostre novità. E con questo abbiamo finito. È stato un piacere stare con voi e in vostra compagnia. Un saluto da YouTube Top Chart.